È un uomo con i capelli bianchi, molto magro, ha varie patologie come prostata, diabete, problemi con gli occhi, non stende bene più le mani perché non può riuscire a scrivere, un cristallino che se ne va per fatti suoi, poi ritorna dopo 2 giorni, ha fatto un'operazione a un occhio, un altro ancora non deve farlo, ha problemi con i denti, ma una persona che comunque ha tante patologie, però ripeto, con la sua età è normale. Quando mi sono fidanzata con lui mi disse 2 anni e sto fuori. E io risposi 10 anni e ti aspetto. Sono passati 40 anni e sto ancora qua. Cosa ti spinge a stare ancora qua? È un uomo che merita rispetto, innanzitutto, perché è un uomo che non mi ha fatto del male, perché io ho amato questa persona, amo questa persona. Ho fatto una scelta. E la scelta, io penso che una persona che fa una scelta la deve mantenere fino all'ultima. In qualsiasi modo, anche se lui fece una battuta nel carcere della Sinara quando ci siamo sposati, che il cappellano disse così, però mi ha detto, mi ha detto che tu dovevi seguire me, ma non mi ha detto io di seguire te, se no sarei venuto a casa. C'era un vescovo della zona della Sardegna, diceva che era una cosa assurda che mi dovevo sposare. E feci un giuramento, dovetti fare un giuramento davanti a lui e davanti alla chiesa che io firmavo, che era una mia volontà, una mia cosa, che dovevo fare questa cosa. E ho dovuto fare prima questo, prima del matrimonio. Lui diceva sempre che la NCO era un gruppo suo, nel senso che faceva del bene, che poi l'hanno sporcata. No? È perché qualcuno ha detto NCO, Nuova Camorra Organizzata, lui non l'ha mai considerata questo. Qual era per lui l'acronimo? È perché aiutava questi detenuti che stavano in carcere, oppure se poteva fare qualcosa di bene, un tipo come diciamo Robin Hood, diciamo. Lui ha sempre asserito che Robin Hood gli piaceva perché togliesse ai ricchi per dare ai poveri, ma non è che lui togliesse ai ricchi per dare ai poveri, è perché gli piaceva aiutare le persone. Perciò è stato tutto, ha avuto le spalle larghe per prendersi le colpe di tutto, in effetti. Essendo un capo, ha dovuto prendersi le colpe di tutto. Ci sono anche delle persone, no? Stranisce quando lui dice che NCO insomma faceva del bene in qualche momento. Ma sì, avrà fatto anche del male, però lui mi ha sempre detto che quando lui, prima di fare del male, è perché si venisse fatto a lui. Allora, onde evitare. Allora, se io alzo un qualcosa per dare uno schiaffo, e prima che mi si dà lo schiaffo lo do prima anticipatamente, capisce? Oppure se uno si arrabbia su lui, io non lo so come spiegarlo, prima che lui ricevesse del male, l'ha anticipato per non avere lui. Allora significa che lui non è che ha fatto del male, è perché qualcuno volesse fare del male a lui e lui l'ha anticipato. Ma quando dice l'anticipava intendeva anche gli altri gruppi criminali. Ma io non lo so se queste cose qua è stato fatto, perché lui ha pagato dei suoi errori anche con la morte di Roberto, ma non è che ha vendicato, cospetto agli altri che hanno vendicato. Io è morto mio padre, io non ho mai voluto che si vendicasse questa cosa, assolutamente no. Mia mamma è morta con altre disgrazie, mio zio, mio fratello, io ho tutta la famiglia morta. Potevo anche dire con questo basta. La dico io questa cosa qua, basta.
Quello che ho visto io all'epoca è che entravano un sacco di persone. Che quando noi arrivavamo, io andavo da mio fratello, quello che si vedeva un va e vieni di questi carceri, che si entrassero liberamente delle persone, lui stava sempre in sala colloqui. Questo non lo so che cosa si parlasse, perché non però so che veramente ha salvato la vita a Cirillo. Dico sì, aveva detto sì, che lui ha salvato la vita di questo signor Cirillo, sì. Però in compenso nessuno ha poi ribadito di fare qualcosa per lui. Ma io dico sempre che il potere va sempre dove stanno le cose brutte. Qualsiasi potere, che sia Cutolo, che sia Camorra, che sia 'Ndrangheta, che sia stato, è sempre quello. Dove stanno i soldi stanno loro. Questo è il mio concetto. Io sapevo sempre che lui mi raccontava sempre che lo Stato è venuto dall'antistato, però in compenso mi hanno regalato la Sinara. Che intendeva dire? Isolamento totale, in una gabbia di leone. È successo quello che c'era, è successo anche per Aldo Moro. Mi ricordo che ci fu, ma è stato anche detto su alcuni fascicoli che fu chiesto di poter far liberare Aldo Moro, ma qualcuno non ha voluto. Poi quanta verità non lo so. Cioè Raffaele Cutolo andò a dire possiamo aiutarvi. Ha avuto, sì, ma come si è detto anche su altri interviste, che lui disse così, andò a chiedere per questo Cirillo, signor Cirillo, e fu detto anche di Aldo Moro. E lui disse fammi chiedere, è quello che ricordo io, questo è. Ma non l'hanno voluto in vita, Aldo Moro. Per me una persona umana è brutto dire uno sì e un altro no. È brutto. Suo marito non ha mai saputo il motivo di questa scelta così diversa. Ma può darsi pure che la sa. Può darsi pure che la sa.